I ragazzi hanno concluso il loro primo piatto obbligatorio. Vediamo come i tre giudici hanno valutato la loro prova. Siamo giunti al primo voto. I concorrenti hanno eseguito il piatto obbligatorio, quello che aveva proposto loro Igles Corelli. Igles, che ne dici? Come sono andati? Beh, devo dire che il risultato è stato buono. Su 7 piatti, secondo me, ce n'era uno un po' più cotto, nel resto tutto perfetto. Quindi... Se la sono cavata? Molto bene. Bene, come primo piatto, insomma. Vediamo adesso la valutazione dei singoli giudici. Possono esprimere un voto da 1 a 10 e poi i singoli voti sommati daranno il punteggio finale. Vediamo. Può venire avanti la squadra rossa. La squadra rossa, io ho notato un po' di nervosismo durante le operazioni. Decisioni sul caldo, sul freddo, metto la padella io, non la metti tu. Io direi che il mio voto è 6. Anche io ho notato un po' di tensione, quindi un poco spirito di squadra, il piatto era discreto e il mio voto è quindi 6. Alessandra, il cuoco al limite deve sfamare, non diffamare. E questa è una cucina, non è un'aula di un tribunale. Quindi secondo me tu sei ancora calata nel vecchio ruolo, non sei ancora pronta per il ruolo nuovo. Il mio voto è 5. Niente di più, niente di meno. Può venire la squadra arancio? La squadra arancio? Io mi sbaglio degli appunti, è un po' un problema che hanno avuto in tanti, però la cottura dei funghi è partita molto lenta, molto blanda, un po' diciamo spenti. Il mio voto è 7. Io ho notato un piatto abbastanza equilibrato, però senza grandi guizzi di sapidità o sapore, e quindi il mio voto è 6. Ecco, nel mio caso invece vorrei risollevare il morale. Mi è piaciuta molto una cosa, che avete trovato il modo di riordinare costantemente le cose, quindi la mise en place era perfetta in qualsiasi secondo, perché veniva usata, veniva sistemata. Mi è piaciuta questa bella simbiosi, questa bella armonia tra voi due, e avete trovato il tempo di fare una cosa che trovo sia fondamentale: ringraziarvi alla fine dell'opera. Il piatto riuscito è comunque una riuscita, è comunque qualcosa che funziona. A me questo è piaciuto tantissimo. Mi siete baciati, abbracciati, battuto il 5 e detto grazie. Complimenti, per me il voto è 9. La squadra Bordeaux? Dunque, la squadra Bordeaux netta a me è piaciuta moltissimo, soprattutto l'esecuzione, la manualità di Adelaide, brava, andava da parte e poi dava ordine anche alla Nicolò, che lo seguiva molto bene. Il mio voto è 8. Anche a me il nostro piatto è piaciuto molto, eccellente la patronanza del portello di Adelaide, ma bravo anche Nicolò che l'ha seguita con umiltà, il mio voto è 7. Adelaide e Nicolò, due posti si attraggono. Quanto tu sei così curvilinea, rotonda, morbida, mi piace un sacco quanto sei geometrica, perfetta, linearissima quando si tratta di prendere gli strumenti del tuo mestiere, che si vede che senti tantissimo. Il mio voto è 8. Grazie. E poi il piatto era buonissimo. Grazie. La squadra azzurra. La squadra azzurra, io ho visto che l'esecuzione era molto buona. Non è stato curato il piatto nel finale, le sbavature dell'uomo non le avete curate molto. Alcune goccioline di acqua rimaste sul bordo del piatto. Un po' abbandonato, però il voto è molto buono, è 8. A me siete piaciuti tantissimo durante l'esecuzione della ricetta. Rigore, silenzio e comprensione con lo sguardo. Il piatto era buono, il mio voto è 7. Siete sicuri di essere riconosciuti oggi per la prima volta? Perché avete una tale armonia che sembra che abbiate sempre lavorato insieme. Superflua totalmente la parola, non è volata una mosca, silenzio totale, adoro lo studio di cucina, dove veramente diventa tutto che non serve a niente, quando si parla troppo si conclude poco. 9, il mio voto. La squadra nera. La squadra nera, ho trovato il piatto un po' spento, un piatto un po' piatto. Un piatto un po'.
non mi ha convinto molto, un insipido, la crema di ricotta un po' lasciata andare, mi ha voluto più 6. Concordo con lo chef, il piatto era un po' piatto. E in realtà però mi siete riusciti anche voi molto durante le fasi della lavorazione, molto equilibrati, molto sereni, e il mio voto è 6. Yeah. Un ibrido tra Anna Magnani e Mussolini. Doveva essere un lavoro a quattro mani, è stato fatto a tre perché una te la dovevi tenere sul fianco. Non ho capito se è perché la gravidanza in qualche modo ti dava la top, la posa in questo modo, oppure perché così una mano doveva essere impegnata a fare altro. Sei, anche per me, niente di più. La squadra gialla. La squadra gialla, ritengo la migliore risoluzione. Il piatto era quasi perfetto. Il mio voto è 10. Tecnicamente perfetto anche per me. Era bellissimo l'uovo, completamente coperto dal bianco, leggermente meno perfetti i funghi, e il mio voto è 8. A me è piaciuta l'intesa, si capisce perfettamente che Gianluca con le mani in pentola, però ha saputo dare con grande rispetto e grande attenzione un ruolo a Leonardo, che si è preso con molta umiltà, ha interpretato la sua parte e, riconoscendo che quelli che sono i propri limiti, ha dato un'esecuzione ottima. Il mio voto è 8. La squadra verde. La squadra verde, la migliore esecuzione, la miglior cottura. Peccato che avete rovinato il piatto con tutto quello sfrigolamento, sporco, messo male, ma era la migliore esecuzione di tutti. Il mio voto è 9. Per me i vostri funghi erano migliori, erano perfetti, croccanti, cotti a puntino. Lisa ha avuto un attimo di nervosismo durante l'esecuzione e per questo io ti do 7. Le due passionarie di questa cucina, così diverse l'una dall'altra, però così simili nell'essere attaccatissime a quello che fanno. Una si gratta, si agita, sto parlando di Lisa, non sta fermo un attimo. L'altra ogni tanto guarda il piatto come dire ti odio, però in realtà è amore, è passione. A me tutta questa angoscia ha messo di buon umore, in qualche modo. È un 7, però si può fare di molto meglio. Sicuramente, grazie. La squadra bianca. La squadra bianca, la cottura era discreta. Un po' appassiti i funghi, ma è un problema che avevo di tanti, erano un po' mosci per il problema del non avete capito bene il calore della padella. Comunque il voto non è male, è un bel 7. Per me dovete ancora trovare un pochino di equilibrio nella vostra coppia, il piatto era discreto, peccato i funghi, quindi il voto è 6. Per Valentina. Io il piatto non l'ho assolutamente voluto assaggiare e il motivo è perché Amedeo prima si è sfregato il naso e poi si è messo le dita in bocca per pulire.